Comunico è un'associazione che dal 1996 raccoglie comuni, province e regioni di tutta Italia che si sono impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata e nella promozione della cultura della legalità, facendo della legalità un impegno concreto da attuare tutti i giorni nella propria attività amministrativa e sapendo che il ruolo delle istituzioni, in particolare delle istituzioni locali, può essere quello di organizzare la legalità sul proprio territorio, lavorando con le proprie comunità, con gli attori economici e sociali, provando a fare di questo impegno un impegno di tutti. Dal 6 dicembre sono stato eletto presidente e ho raccolto un'eredità importante, che è quella di provare a continuare a far crescere la nostra associazione, che raccoglie oltre 250 enti nel nostro paese. Quali sono gli impegni che in qualche modo vedono coinvolto il nuovo ufficio di presidenza e il nuovo comitato direttivo? Il primo innanzitutto è quello di rafforzare la presenza sul territorio. Inizieremo nella prossima settimana un giro per l'Italia, andando a rinnovare tutti i coordinamenti territoriali, sia messi regionali e provinciali, perché abbiamo in mente un'associazione che sia vicino ai soci e che con i soci dialoghi e si confronti quotidianamente, provando a portare dal basso le esigenze, le istanze, ma soprattutto la ricchezza delle buone pratiche dei comuni che aderiscono al mezzo pubblico e cercando di coinvolgere e contaminare tanti altri amministratori e tante altre amministrazioni. Il secondo impegno importante è quello di dare forza e struttura ai gruppi di lavoro. L'associazione ha la possibilità e ha le competenze di lavorare su alcuni temi che sono centrali per le istituzioni. Li abbiamo messi insieme all'interno dei gruppi di lavoro che spaziano su temi diversi, pensiamo alla questione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche, i grandi temi della corruzione, del riciclaggio, dell'usura, ma pensiamo alla questione che riguardano gli appalti, la gestione del territorio, i servizi pubblici locali e poi anche altre questioni che per noi sono importanti, ovvero quello di provare a costruire una dimensione di impegno dei nostri concittadini, una cittadinanza che sia fortemente orientata a promuovere la legalità come valore, quindi lavorare sui temi della cultura e dei giovani. Abbiamo 7 gruppi di lavoro che partiranno e grazie alla presenza di tecnici, funzionari, dirigenti, ma anche esperti del settore, inizieranno a produrre idee, proposte, progetti che in qualche modo costituiscono gli impegni e le prospettive per la nostra associazione. Tutto questo rappresenta un bagaglio di conoscenze, di esperienze, di competenze che noi mettiamo al servizio del Parlamento e al servizio di tutti coloro i quali devono aiutarci a migliorare le leggi. Noi raccontiamo il vissuto di tanti amministratori che fanno fatica e pensiamo agli amministratori che sono sottoposti a minacce e intimidazione, ma raccontiamo anche la bellezza e la ricchezza di chi quotidianamente riesce ad amministrare, ma soprattutto ad amministrare nel rispetto della legge. Il mio impegno è di dare forza e valore a questa ricchezza, di provare a coinvolgere tanti altri amministratori, di fare in modo che il pubblico, come ha fatto in questi anni, continui a crescere e sia sempre più un punto di riferimento a livello nazionale per i temi dell'antimafia e della promozione della cultura della legalità.